All'inizio era il vuoto. Dentro il vuoto, il caos. Il vuoto e il caos erano la stessa cosa. Ammassi gassosi vagavano nel nulla, nelle incertezze dell'immensità. Un continuo scontro di nuvole capricciose creava strane combinazioni chimiche. Infine, una scintilla. Una terribile esplosione. Il nulla che si anima, il vuoto che si riempie e si espande. Una luce. Un raggio di luce colpisce un punto preciso dell'universo dopo un lungo viaggio. La notte si trasforma in chiarore. Ecco la nostra alba, il primo raggio di sole che spunta all'orizzonte. Sarà perché qui arrivo da Foresto, come si può capire da certo accento, sarà per questo che il sapore e il gusto da Latri ancora mi lassa sgomento. Per via de certo fascino straniero, de donna che più vivi e più ce l'hai, più lei te sfugge, più cambia sentiero, che pensi l'ho capita e non la sai, che pensi ce la so e resta mistero. Mistero fitto, che ci sono venuti dar monno per capire certa alchimia, certa collocazione sua nel tempo, certo battezzo di cosmogonia, che a Latri è nata appressa l'universo. Non so se spiego, provo a dirlo meglio. Cambio l'accento che mi rende oscuro. Facci st'intruglio de lingua po' fiatazzi che più chiara. A Latri, dici, chi ci fai amore e se la bacia petra appressa a petra, è nata, può fa luci pure ai sole. Sì, niente meno che nell'era antica. Purché le civiltà della preistoria di Imun pugli cielo per soffitta. A Latri, beh, davvero, sarizzava insieme alle piramidi d'Egitto. Le mura che sovanta, squadrate da chi gli occhi dei giganti, so fondamenta che so fatta canta, dall'alba che era notte degli tempi. Capite che vuol dire? Che a Latri nostra, scusate se mo intigno romanesco, dentro quel perimetro de muro c'è scritto niente meno il firmamento. Che uno la guarda e pensa è recinzione, è rocca per inchiude e fa fortezza, manco per niente. È una costellazione. È cielo fatto terra per carezza. Per avvicinarlo meglio a certa altezza, domo, e per toccarlo con la mano, come per far casà lì per Urano. Capito sì che roba, che portento, roba che uno ci diventa pazzo, pensando son du sassi sur cemento, e in son du sassi manco per il ca... E giusto appunto un approfondimento, un po' più carnale me perdonerete, ma pure questo c'ha quel fondamento de scienza, de ricerca, che credete? Chi edificò ste mura a geometria, per dargli quel vigore misse il carico e fatta l'opera dell'ingegneria, la dedicò a Osiride Trifallico. Er dio d'antico Egitto, pure quello, superdotato e trino d'attributo, che sfoggia mica uno, tre piselli scolpito sulla roccia a benvenuto. Per i visitatori d'esto tempio, a benvenuto sì, eppure a memento, per chi varca la soglia d'este mura, per chi va a passeggiare sto firmamento. Entra, se vuoi, felice, a cor contento, strabuzza l'occhi pure, guarda, ammira, ma in caso ti piasse erodimento, in caso ci venissi a portar sfida, erdio scolpito t'intima a pupazzo. Eppure se ci riesci a danno guai, e uno gli rompi essa che la porta, t'averta che per noi non ce la fai, che ne teniamo sempre due di scorta. E dopo questo non aggiungo altro.
Chiudo sta diridera sul gioiello, che questo è niente più de uno stornello, la Lezio Magistralis la fa ornello, e chiudo solamente a metter punto. Così come ho iniziato sto sentiero, un po' figlio, un po' comunque forestiero, col lusso de chi se ne rende conto, che da sta faccio dolce de sta valle, come il poeta assiso su quel colle, pure da fermo, triste e carcerato, pure da cieco, solo e condannato, a ladri te se mette sulle spalle, a cavacecio al tetto del creato, col cielo a fior de pelle, e il cuore che va a mille, tutto a mille, ogni volta, sempre, a rivedere le stelle. Il nostro viaggio nelle nebbie del tempo inizia nel secondo secolo avanti Cristo. La Repubblica Romana esercitava il suo dominio dal cuore della Spagna fino a oltre le pendici del Monte Olimpo. La terza guerra punica, l'ultimo scontro tra romani e cartaginesi, stava per volgere al termine. In pochi mesi la città di Cartagine sarebbe stata messa a ferro e fuoco dalle legioni di Roma. La lunga guerra tra le due potenze del Mar Mediterraneo era ormai giunta al suo ultimo atto. Intanto,
molto lontano dalla battaglia. Il sole mattutino riscaldava un'ampia vallata circondata da alti monti rocciosi. Qui si ergeva una possente collina. Su di essa una magnifica cittadina era stata costruita dall'abile mano degli abitanti della zona. Benvenuti in quella che al tempo si chiamava Aletrium. In una modesta fattoria, poco fuori dalle mura della città, viveva insieme alla sua famiglia un anziano uomo di nome Sestio. Sestio era un vecchio scalpellino abilissimo nel dare forma alle pietre. Da qualche tempo, però, la sua attività principale era badare a Valerio e Lucio, i suoi due adorati nipotini. Ma bisogna dire che questo nuovo lavoro non gli dispiaceva per nulla. Questi due monelli sempre in ritardo. Valeria, Lucio, bambini, dai, andiamo. La giornata è iniziata da un bel pezzo. Eccoci, nonno. Siamo pronti. Andiamo a fare una passeggiata? E così nonno Sessio e i suoi nipotini si incamminarono per le strade di Alatri. La città era stata risparmiata dalle devastazioni che il condottiero cartaginese Annibale aveva inflitto a buona parte dell'Italia. I suoi abitanti prosperavano. I tre giunsero finalmente a destinazione. Il nonno aveva degli affari da trattare e il luogo dell'appuntamento era alla base dell'acropoli. Buongiorno, scusate il ritardo, sapete, i bambini... Mentre il nonno parlava con i due mercanti, i bambini iniziarono a guardarsi intorno con impazienza. Lucio vide delle persone vicino alla grande porta che lo incuriosirono. Con una lunga scala si stavano calando in un buco. Ma cosa stanno facendo quelle persone? Stanno pulendo la cisterna, è molto importante, sai? La cisterna? E che cos'è? È come una grossa vasca dove viene raccolta tutta l'acqua che viene dalle montagne. Ma le montagne sono lontane! Come fa ad arrivare fino a qui? Effettivamente, non lo so. Andiamo a chiederglielo. E così l'operaio con grande orgoglio iniziò a spiegare il funzionamento della cisterna. Lassù, sulle montagne, c'era una grande vasca. Piscina Limaria, così la chiamava quel signore. Questa piscina serviva a pulire l'acqua che sgorgava dalla sorgente. Infatti lo sporco sedimentava sul fondo e solo l'acqua pulita continuava il suo percorso. Dalla piscina partiva una grossa conduttura formata da diversi tubi di metallo che scendevano lungo tutta la montagna, fino poi a risalire su in città. Dentro la conduttura, l'acqua risaliva velocissima lungo il fianco della collina. L'operaio disse che era il principio dei vasi comunicanti. Ma i due bambini non capirono bene di cosa si trattava. L'operaio sembrava veramente orgoglioso di questo sistema. I due bambini erano affascinati dal suo entusiasmo. A quanto pare la forza dell'acqua era così forte che la pressione avrebbe rotto qualsiasi altro tubo. Ma quello era un tubo speciale, era fatto di piombo. L'acquedotto, così lo aveva chiamato l'operaio, era veramente unico. Quasi per magia, da Alatri l'acqua non scendeva, ma risaliva. Era una storia così assurda che i bambini facevano fatica a crederci. Acqua che risale. Una cosa così non si era mai sentita. Eppure la cisterna era veramente piena di acqua limpida e a sua volta alimentava le tante fontane sparse in giro per la città. I bambini corsero verso il nonno per raccontargli la strana storia dell'acquedotto, quando ad un tratto qualcosa attrasse lo sguardo di Lucio. Nascosto tra la terra si intravedeva un oggetto di metallo, ormai corroso dal tempo. E quello cos'è? Il piccolo Lucio iniziò a scavare per liberare lo strano oggetto. In un batter d'occhio lo riportò alla luce. Sembrava qualcosa di veramente vecchio.
anzi, di antico. Attento, Lucio, sembra tagliente, non farti male. Nonno, nonno, Lucio ha trovato qualcosa di strano. Alla vista di quell'antico pezzo di ferro corroso, lo sguardo di nonno Sestio si rallegrò. Infatti, aveva subito intuito di che cosa si trattava. Ah, quello è uno scalpello. È stato usato per costruire queste care vecchie mura. Le mura? Ma non sono state costruite dai ciclopi? È un po' piccolo questo scalpello. I ciclopi? Ma no! Queste mura sono state costruite dai nostri antenati. Sapete, nella nostra famiglia abbiamo avuto tantissimi abili scalpellini. E come le hanno costruite? Nonno, guarda, le pietre sono troppo grandi. Solo un gigante potrebbe spostarle. Ah, adesso ve lo racconterò esattamente come mio nonno l'ha raccontato a me. Venite con me, bambini. Sestio e i suoi nipotini salirono su per la porta maggiore. Valeria e Lucio erano ancora scettici. Quelle pietre erano praticamente immense. Ma il nonno sapeva tutto di come erano state costruite le antiche mura. L'acropoli di Alatri era il punto più alto della città, da cui si poteva vedere tutta la vallata circostante. Quale punto migliore per costruire un enorme tempio se non questo? Il tempio sedeva su una grande piattaforma di roccia naturale. Ed il nonno aveva qualcosa da mostrare ai due bambini. Le pietre delle mura vengono da qui su. Vedete? I nostri antenati le hanno tagliate dalla collina. Tagliate dalla collina? Nonno, ma è impossibile! Oh sì, invece. Guardate. Adesso vi faccio vedere come hanno fatto. Vedete queste fessure nella roccia? Gli scalpellini inserivano qui un grosso pezzo di legno, poi lo bagnavano ed aspettavano con pazienza. L'acqua faceva gonfiare il legno e, come per magia, la roccia si rompeva. E quindi poi arrivavano i giganti e spostavano le pietre? Giusto, nonno? Ma no, Lucio, i giganti non esistono. Nonno, quindi poi usavano uno scalpello per lavorare la pietra, giusto? Bravissima Valeria! La pietra veniva squadrata degli scalpellini, che poi usavano un lungo bastone per spostarla sul muro in costruzione. In che senso un lungo bastone? Se prendi un robusto bastone, metti una piccola pietra a terra e poi lo usi per spostare qualcosa di molto pesante, scoprirai che avrai la forza di un gigante. Come si dice, buon sangue non mente. Il piccolo Lucio iniziò subito a costruire un muretto con dei sassolini trovati a terra. Ma c'era qualcosa che non lo convinceva. Nonno, ma le pietre come fanno a restare tutte incastrate tra di loro? Guarda, se metto dei sassolini uno sopra l'altro, cadono. È per questo che hanno usato delle pietre enormi. Sono così pesanti che una volta in posizione non si muovono più. Mai sentito quello là? Lo sapevi che le mura erano state costruite così? No, secondo me le hanno costruite ciclopi, fidati. Il nonno e i suoi nipotini continuarono la loro passeggiata. Mentre scendevano lungo l'enorme rampa che collega il centro della città all'acropoli, notarono una piccola folla che circondava una persona. Miei cari concittadini di Alatri, giungo ora da Roma dopo un lungo viaggio con importanti notizie per la nostra cara cittadina. Il Senato dell'Urbe ha finalmente ascoltato le nostre ragioni e quindi i fondi sono stati stanziati. La folla era entusiasta per quanto quell'uomo stava dicendo. Sembrava qualcuno di veramente importante. Nonno, che succede? Chi è quell'uomo? Quello? È il censore Lucio Betilieno Varo. È un uomo importantissimo per la città di Alatri. Ti chiami così in suo onore, sai? E cosa ha fatto di così importante? Tantissime cose. Ha reso la nostra città ricca e bellissima. E così il nonno iniziò ad elencare tutte le opere che Lucio Betilieno Varo aveva permesso di realizzare. Sotto la sua guida erano state ricostruite le strade di Alatri. Perché si sa, cosa c'è di più importante per l'amministrazione di una città di una buona viabilità?
poi ovviamente c'era la sua domus, con delle pareti decorate in modo magnifico. Erano dipinte, eppure sembravano fatte di lastre di marmo. Una casa così ricca, raffinata ed elegante non si era mai vista in quel di Alatri. E come dimenticare la piscina delle terme cittadine, dove tutti gli abitanti di Alatri andavano a rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro. Le terme erano il vero cuore pulsante della città. Qui non solo ci si poteva rilassare tra caldi vapori e nuotate, ma si socializzava e si concludevano molti affari. Ah sì, Betilieno Baro aveva anche costruito il portico dell'Acropoli, attraversato ogni giorno da tantissime persone. Ma soprattutto il censore era famoso per l'acquedotto che dalle montagne raccoglieva l'acqua e la portava fino in città. Quella era la vera fonte di vita di Alatri. Ma quindi, nonno, Alatri è veramente una città importante? È importantissima, ma avete voglia di vedere qualcosa di veramente speciale? E così nonno Sestio accompagnò i bambini lungo le strade di campagna attorno ad Alatri. Il sole era ormai quasi alto nel cielo, ma Lucio e Valeria erano emozionati al pensiero di scoprire questo posto misterioso. Si erano ormai lasciati la frenetica città alle loro spalle. Il suono della campagna li circondava. Era tutto un susseguirsi di cascine, terrazzamenti e rigogliosi oliveti. Continuarono ad addentrarsi per le strade di campagna, fino a quando da lontano videro qualcosa. Guardate, bambini, che bel tempio che abbiamo da Alatri! Immerso in un paesaggio idilliaco, l'antichissimo tempio era come baciato dal caldo sole primaverile. Guardate sopra il tetto. Avete visto che belle decorazioni? Ma che bei colori, nonno! In effetti, i colori delle ricche decorazioni sembravano brillare di vita propria. Mio nonno ha partecipato alla costruzione, sapete? Adesso si sta facendo tardi, però. Torniamo in città, immagino che siete stanchi ormai. La prossima volta torneremo qui e vi racconterò tutto del tempio, va bene? E così Valeria, Lucio e nonno Sestio si incamminarono verso casa, giusto in tempo per il pranzo. Il ricordo di quella bella giornata alla scoperta delle meraviglie della città di Alatri restò impresso nelle loro menti negli anni a venire. E quando furono grandi abbastanza ad avere una famiglia, raccontarono quanto appreso a figli e nipoti. I racconti di nonno Sestio si tramandarono di generazione in generazione, fino ad arrivare ai giorni nostri. E chissà per quanto ancora verranno ricordati. Alatri è femmina, t'assidera e te scalla. Tu pensi che la te, che è roba tea, invece te da sempre conquistalla. Resta, ci dici, resta, e vai piagnenna, e lei sta zitta, sfila, eppure balla, mentre ci stai concerti se fa stella, e te innamori, mentre vai cantenna,
perché la vedi. Quanta cazzo è bella.